Canto 9. L'aurora, sposa del vecchissimo Titone, si illuminava e si imbiancava al balcone d'Oriente, orizzonte orientale dell'Italia, liberandosi dall'abbraccio del suo caro amante. Intanto la regione del cielo opposta all'aurora, cioè quella di Ponente, splendeva lucente di stelle poste in figura di scorpione, che ferisce la gente con la sua coda. E nel purgatorio erano già passate le 8:30 di sera, mentre l'aurora spuntava in Italia, quando io, che avevo con me ancora il corpo, vinto dal sonno, mi adagiai sull'erba della valletta, dove con Virgilio, Sordello, Nino Visconti e Corrado Malaspina già ci eravamo seduti. All'approssimarsi dell'alba, la rondinella incomincia i suoi lamentevoli trilli. Forse nel ricordo delle sventure da lei sofferte prima di essere trasformata in uccello. In quello stesso momento, vicino all'alba, la nostra mente lontana è più distaccata dal corpo e meno occupata da pensieri della vita attiva, e diventa quasi divinatrice, profetica nei suoi sogni e nelle sue visioni. Ed ecco che nel sogno mi pareva di veder sospesa un'aquila nel cielo, con le penne d'oro, con le ali aperte ed in procinto di calare, e nel sogno mi vedevo sul monte, il monte Ida, dove Ganimede fu rapito dall'aquila di Giove, mentre era a caccia con i suoi compagni per essere trasportato al concilio degli dei e da loro assunto come coppiere. Fra me pensavo, forse quest'aquila per sua naturale abitudine colpisce sempre qui, cioè nell'antipurgatorio, e forse disdegna di rapire con i suoi artigli prede prese da altri luoghi. Poi vedevo che dopo aver compiuto giri in cielo, discendeva come una folgore e mi rapiva in alto fino alla sfera del fuoco. Quindi mi sembrava che io e l'aquila ardessimo e quell'incendio immaginato fece sentire così tanto l'ardore della sua fiamma che fu necessario per me che il sonno si interrompesse. Nello stesso modo io mi scossi dal sonno e divenni pallido, come l'uomo che sente gelarsi il sangue nelle vene per lo spavento. Da un lato vi era solo il mio conforto, Virgilio. Il sole mi sembrava già sorto da 2 ore circa ed erano intorno alle 8 del mattino, ed il mio sguardo era rivolto ad oriente, verso il mare senza alcun ostacolo, in una situazione quindi ben diversa da quella in cui mi ero trovato la sera precedente nella Valletta dei Principi. Non temere, disse il mio signore Virgilio. Fatti coraggio, perché siamo giunti a buon punto del nostro viaggio. Non ridurre, bensì allarga ogni tua energia. Tu sei ormai giunto alle porte del purgatorio, puoi già vedere là la parete erta e rocciosa che lo cinge tutto intorno. Guarda là l'entrata dove la parete appare interrotta da una spaccatura. Poco fa, verso l'alba, mentre la tua anima e la tua coscienza dormivano dentro il tuo corpo, venne camminando sui fiori di cui è adornata tutta la valletta una donna e disse: Io sono Lucia, lasciatemi prendere costui che dorme, così lo aiuterò nel suo cammino di espiazione e di ascesa verso il monte. Sordello e le altre nobili anime rimasero lì. Lucia ti prese e quando il giorno fu chiaro venne in su ed io la seguì. Qui ti posò, ma prima i suoi begli occhi mi mostrarono quel varco aperto del balzo dove si trova la porta del purgatorio, che però è chiusa. Poi essa ed il tuo sonno si dileguarono insieme. Compresi allora il significato del mio sogno. Ed allora, come l'uomo che nel dubbio comincia a rassicurarsi e muta la sua paura in conforto, poiché gli è stata svelata la verità, io cambiai umore. Il mio duca, appena vide che io mi ero liberato dalla paura e dal dubbio, si avviò verso la parete che cingeva il purgatorio, ed io, dietro di lui, verso l'alto. Lettore,
A questo punto tu vedi bene come io tratto ora argomenti più solenni, e perciò non ti meravigliare se farò tutto il possibile per incrementarla con arte ancora maggiore. Ci trovavamo in una posizione tale che là, dove prima mi era parso di vedere una spaccatura, proprio simile ad una fenditura che divide un muro, vidi distintamente una porta e tre gradini sotto di essa, di diversi colori, ed un angelo di guardia, che per il momento non pronunciava parola. Aveva in mano una spada sguainata, che rifletteva così forte i raggi e la luce verso di noi, che io più di una volta alzai gli occhi invano verso di lui. «Dite, senza avvicinarvi, che cosa volete? Chi vi ha guidati fin qui? Dov'è la vostra scorta? Attenzione, che senza di lei non vi rechi danno l'esser giunti quassù!» iniziò a dire l'angelo, ministro di Dio. «Una donna del cielo esperta di queste cose!» rispose a lui il mio maestro. «Poco fa ci disse, andate là, ivi è la porta del purgatorio!» «E dunque, ella faccia progredire sulla via del bene i vostri passi! Venite dunque, davanti ai gradini della porta!» Arrivammo là, ed il primo gradino era di marmo bianco, così nitido e lucente che io mi specchiai in esso quale sono in realtà. Il secondo scalino era di colore più scuro, di color perso, fra il rosso e il nero, di una specie di pietra poco compatta e non levigata, arida, come guastata dal fuoco, screpolata in tutte le sue direzioni, per largo e per lungo. Il terzo gradino, che stava con la sua massa compatta sopra il secondo, mi appariva come porfido, così rosso acceso, come sangue nel momento in cui zampilla fuori da una vena. Sopra questo terzo scalino teneva i piedi l'angelo, il quale sedeva sulla soglia della porta che mi appariva dura come il diamante. Virgilio trasse su per i tre scalini me, che lo seguivo di buona voglia, cioè con il desiderio di bene operare, dopo la penitenza, dicendomi: «Chiedi umilmente che la serratura si apra, ovvero che ti sia concessa la soluzione». Umilmente mi gettai ai santi piedi dell'angelo, chiesi misericordia e che lui mi aprisse, ma prima mi battei il petto tre volte, in segno di contrizione. Allora l'angelo mi segnò in fronte con la punta della spada 7P e disse: «Fa sì che dentro il purgatorio ti siano cancellati questi peccati capitali». La veste dell'angelo era dello stesso colore della cenere o della terra, che secca se è appena estratta da una cava, e da sotto a quella specie di tonaca francescana egli trasse due chiavi. L'una era d'oro e l'altra era d'argento. Quindi, prima con la chiave d'argento, poi con quella d'oro, l'angelo aprì finalmente la porta del purgatorio, e cioè la strada che rende degni di salire in cielo, ed io ne fui felice. Ogni qualvolta che una di queste chiavi sbaglia, intoppandosi, questa porta non si apre. Più preziosa è la chiave d'oro, ma l'altra, quella d'argento, richiede molta capacità intuitiva e dottrina teologica. Richiede cioè un acuto lavoro morale ed intellettuale prima di aprire la porta, allo scopo di mettere a nudo l'anima del peccatore, ed è proprio questa la chiave che scioglie il nodo, il peccato che lega e vincola il colpevole, e fa sì che egli possa sviluppare la propria coscienza. Ebbi queste chiavi da San Pietro. Egli mi disse che sarebbe stato preferibile che io sbagliassi piuttosto ad aprire quella porta anziché a tenerla chiusa, che sbagliassi a concedere la soluzione anziché a negarla, ad assolvere anziché condannare, purché negli uomini ci fosse però il vero pentimento e l'effettivo desiderio di liberarsi dai propri peccati. Poi spinse l'uscio della sacra porta, dicendo: «Entrate! Ma vi ricordo che colui che guarda indietro, tornando al peccato, deve tornare fuori dalla porta,
Gli spigoli di quella porta sacra, i quali essendo fatti di metallo sono pesanti e risonanti, girarono sui cardini. Allora non si mostrò così dura e resistente ad aprirsi la porta del tempio di Saturno sulla Rupe Tarpea in Roma, in cui era custodito tutto il tesoro della Repubblica, quando Cesare l'aprì con la forza, allontanando dalla sua custodia il valente tribuno Cecilio Metello, per impadronirsi del tesoro stesso. Io mi rivolsi attento al primo suono che udii e mi sembrò di sentire il Te Deum provenire dalle voci delle anime, in armonia con la dolce musica che l'accompagnava. E ciò che udivo mi riproduceva esattamente la medesima impressione che di solito si riceve quando si assiste ad un canto accompagnato dalla musica dei vari strumenti, per cui le parole ora si colgono. Ora sono invece sopraffatte dalla musica stessa.